Anche sull'isola di Lampedusa ho fatto delle belle camminate. Ho percorso un sentiero ad anello partendo dal Namuso Casa Teresa, dove poi ho fatto ritorno. Siamo nella riserva naturale orientata di Lampedusa e il sentiero numero 6 parte in prossimità di quello che scende verso Cala Pulcino, che attualmente è chiusa per pericolo di crolli. Si cammina sempre lungo un largo sterrato che non si deve abbandonare per rispettare le aree protette. Questa zona dell'isola è quella che ha una vegetazione molto abbondante, mentre il resto è quasi desertico. Portate acqua in abbondanza perché qui si percorre sempre questo sterrato sotto un sole battente e sono veramente pochi i punti d'ombra. Quello sul vallone profondo è il punto più panoramico di tutto il percorso. Si può arrivare qui per fare delle bellissime foto. Purtroppo alla mattina si è un po' controsole, per cui i risultati non sono ottimali. Come vedete la vegetazione è bassa, ma ci sono delle zone dove si può fermarsi un attimo sotto le piante. Consiglio di scaricare la traccia del percorso perché in alcuni punti le indicazioni sono un po' sommarie. Infatti, arrivati qui si deve andare alla parte opposta rispetto all'antenna radar e c'è un cancello con scritto zona militare. In realtà è possibile entrare, basta non uscire dalla strada sterrata. E poco più avanti poi si arriva nuovamente sull'asfalto. Si arriva così al Namuso Casa Teresa e nel punto più alto dell'isola, ovvero Punta Albero Sole. In questo grande spiazzo alla sera vengono anche serviti degli aperitivi perché è uno dei posti preferiti dove aspettare il tramonto. Qui la costa scende veramente a picco, a un'altezza di circa 133 metri.